eravamo lì, stavamo parlando tranquillamente, ci stavamo salutando un po' prima delle ferie e poi è successo questa cosa qua. La cosa strana è che è successo tutto nel giro di 6 o 7 secondi. 6 o 7 secondi e da prima una scossa di terremoto sembrava, e poi questo boato che ha sconvolto tutto un quartiere di Bologna. Un boato fortissimo, poi scoppi, fiamme, fumo ed infine il tetto di un ristorante che crolla, scene apocalittiche vissute in prima persona anche da un aretino che si trovava a Bologna per un pranzo di lavoro a pochi metri dal raccordo tra le autostrade A14 e A1 tra Borgo Panicale e Casalecchio, dove nel primo pomeriggio di lunedì un'autocisterna che trasportava materiale infiammabile è esplosa violentemente. E fuori c'era tutto un pezzo di auto, c'era fiamme davanti al ristorante. E persone che urlavano, bambini da soli che piangevano, una situazione bruttissima, sembrava essere una bomba in guerra. Le fiamme hanno poi avvolto anche le auto parcheggiate nei cortili di due concessionari a poca distanza. Abbiamo avuto 10 minuti, ogni 2-3 minuti scoppi, spum, scoppi, scoppi. Queste macchine che esplodevano sembravano colpi di pistola, quindi non si sapeva dove andare, dove scappare, cioè. È stato brutto. A perdere la vita nel drammatico incidente l'autista dell'autocisterna, un 42enne, oltre 100 invece i feriti. Per quello che noi abbiamo visto, un deceduto solo è un miracolo, è un miracolo.